Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. È domenica mattina, io sono ancora mezzo addormentato, sono circa quasi le 9 e come vedete sono già intutato, non è la mia tuta ma è la tuta di Alessandro che me l'ha gentilmente prestata perché io ho prestato a mia volta la mia tuta al Nigaz, ha detto voleva provare e io gentilmente insomma gliel'ho prestata. Niente, adesso saliamo in sella e ci vediamo poi al punto di ritrovo a fare una bella colazione. Bene, a quanto pare sono in anticipo come sempre. Sono le 9.21, avevano detto le 9.30. E vabbè, io parcheggio qua e poi vediamo. Colazione, è arrivato il ritardatario, dormiente. Lui con la mia tuta cazzina. E di qua ci sono le motorette. Parto mai. Ora si mangia e poi si parte. Che bello, oggi c'ho anche il benzinaio privato in tuta. Benzinaio Rezing. Bene, siamo usciti finalmente. Yes. Siamo usciti finalmente dall'autostrada. Non ne potevamo più, 20 minuti infiniti. Oh, calma. Ha detto ci dovrebbe essere un benzinaio Eni dove questi ragazzi ci dovrebbero aspettare. Sì, I see the bike, one bike. Però se è lui, ma non si sa. È solo lui? Non ce n'era due? Sa che ce n'è uno solo. Bene raga, praticamente il secondo motociclista che dovevamo trovare qua era il padre del ragazzo qua col Monster 1200, ma ha detto che non viene, quindi c'era solo lui. E Monster 1200, se non erro, tricolore. Dai, ho caldo. Adesso io non capisco dove cazzo vai. Mannaggia il Fanta. Grande che si sposta correttissimo. Cioè chi abita qua si sveglia la mattina vedendo questo. Guardate che spettacolo, troppo bello. Bene, 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 incomincio a vedere carne, incomincio a vedere carne, che bello. Ma è umido, non mi piace. No, non è, forse non è umido, sono io che sono di fuori come una pera, perché molto probabilmente è l'ombra che non rende. Madonna raga, che spettacolo di paesaggio. Guardate che cazzo di spettacolo. Una little bagarre con Christian. Che bello raga, veramente un qualcosa di esagerato.
Io no. Posti che fanno cagare la merda. Cagare. Sai che bello ci dava una volta? Sì, è venuto anche a me. Ma che cazzo fai? Yes. Motherfucker! Adesso si riparte e continuiamo per andare in su, poi ci fermeremo a mangiare. A mangiare. Ma mangi prima il dolce. Adesso faccio il tuo spray. Ma perché? La sabbia. Devi fare un po' più ripieno. Ah sì. Intanto, bene raga, siamo pieni come dei tacchini nel giorno di ringraziamento, madonna, e adesso ripartiamo. E hai più qua galleria? Dove si va? Da sinistra? Sinistra? Galleria! Di nuovo! E si riparte con lo slalom! Andiamo di traverso quest'iper. Adesso si va un po' di ginocchio. Mamma mia, rallentiamo un po' perché sono già cotto. Ok raga, l'iper come al solito mi vuole bene e ha deciso di far spuntare la riserva adesso. Io avevo fatto il pieno, è veramente una cazzo di ladra di benzina, consuma un'esagerazione, ma ne vale la pena ovviamente. Sto pregando raga davvero di trovare un cazzo di benzinaio, perché io, come già vi ho detto credo, ho sta cazzo di fobia della spia della riserva. Speriamo. Il Nigga mi ha chiesto se gli stavo dietro per vedere come andava. Che è successo? Si è dimenticato lo zaino slacciato. Ecco. Mi è arrivato di alcune. A te? Con calma. Dai Enigga, dai manca poco! Lo cerca? Dai Enigga! Fuori con
sto culo! Riga! Il culo di Oma! Butta fuori sto culo! L'hai buttato fuori ora, nelle curve prima eri così! Fuori! Ho spento la GoPro e ho toccato il ginocchio. Assurdo. Adesso ci prova il Nigga. Adesso scendiamo a Massa, salutiamo il ragazzo e noi faremo la strada per andare verso Viareggio, faremo tutto il lungomare e poi niente, verso Pisa e casa. Bene raga, siamo arrivati a Viareggio, abbiamo sceso l'ultima parte, non sono stata registrata perché tanto era la parte più brutta e la solita che abbiamo fatto all'inizio in salita e poi passando per il centro. Adesso siamo direzione Pisa, passiamo per Viareggio, lungomare e poi niente, ci dirigiamo a casa, quindi diciamo che questo è un tratto un po' noioso, quindi ho deciso di chiuderla qua, di chiudere il video qua. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto e ovviamente lasciate un like, un bel commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo nel prossimo video e come al solito gas a martello. Ciao!